Ragazzi, un saluto a tutti da Mario Inter. Mettiamoci la cinta che bisogna far capire alle persone chi è Mario Inter, una persona seria. Allora ragazzi, Inter Manchester United 0-1 e Tottenham Juventus 3-2. Tutte e due le squadre italiane hanno perso, sia Inter che Juventus, e subito sfottò a palla. Pappalapappa, Inter, una squadra che non vale niente. Hai visto la Juve, che squadrone, e ora di colpo se ne prende tre anche con De Ligt. Ragazzi, lo sfottò, bisogna anche saperlo fare. Io sono sempre stato il primo a fare lo sfottò alla Juventus, quindi non leccherò mai il culo alla Juventus, la stessa cosa come lo juventino non leccherà mai il culo all'Inter, no, all'interista. Però ragazzi, questi qui sono sfottò di merda. Di colpo Rabiot, che ha perso una palla in un amichevole, dove ha fatto il 3-2 Kane. Che giocatore di merda! De Ligt, ma hai visto che con De Ligt ne hanno presi tre? Ma che cazzo di ragionamenti sono? Oh, ma hai visto l'Inter? Come pretende ad andare in Champions League se non ha fatto nemmeno un tiro in porta con il Manchester United? Ragazzi, sono amichevoli. Cioè, ma vergognatevi, quando parlate così vi dovete vergognare. Eppure a me De Ligt piace. Piace non poco, lo dico da interista. Ma ciò non significa che ora la Juve ne ha prese tre e di colpo De Ligt è scarso. Vi dico la sincera verità, una cosa che quasi nessuno sta dicendo. Guarda che chi si deve guardare alle spalle sono queste due squadre inglesi. E vi spiego il motivo. Perché noi, Inter e Juve, iniziano il campionato a fine agosto. Loro iniziano il campionato ora fra due settimane. E vincere solamente con un gol di scarto, sinceramente, mi guarderei i colpi io. Che questa è la vera verità. Una squadra come il Tottenham che affronta la Juventus, ma c'era Ronaldo, ma c'era questa, ma mancavano pure tutti gli altri. Stessa cosa l'Inter. Quanti giocatori mancavano all'Inter? Tantissimi. Che significa? Un giorno che ci saranno tutti gli altri giocatori e l'Inter troverà un sistema di gioco con Antonio Conte, l'Inter non sarà mica quella, l'Inter se la giocherà. Certo, ci sta a perdere perché è sempre un Manchester United, ma se la giocherà diversamente, voi che dite? Quindi non capisco questi sfottò stupidi che andate a fare. Ma vergognatevi, dite di capire di calcio, Mario Inter non capisce di calcio. Io mi vergogno per certe persone. De Ligt, ora di colpo De Ligt è scarso. A me De Ligt sinceramente piace. Bisogna vedere. Può essere pure che diventa un flop. Chi lo sa? Come può migliorare tantissimo? Però sappiamo che chi cambia campionato e cambia anche stile di gioco. Il campionato italiano è molto più difficile di quello olandese. Ma ciò non significa che hai preso uno scarsone. Se poi diventa lui scarsone che non si ambienta, è un altro discorso. È un altro discorso. Ma no che è scarso, raga, vergognatevi. Ma vergognatevi, ma che cazzo significa? Stessa cosa l'Inter. L'Inter può darsi che arriva sto Lukaku, che ha fatto tanti gol nell'Anderlecht. È andato a Manchester, ha trovato un pochino di difficoltà. Quindi, che significa? Che è scarso. No, non si è ambientato. Speriamo che si ambienti nell'Inter. In caso del suo arrivo, speriamo che si ambienti nell'Inter. Ma questi sono i ragionamenti che dovete fare, raga. No che ora De Ligt è scarso, Rabiot è scarso. Sono amichevoli. Ma come, mamma mia, io mi vergogno. Cazzo si fa. Ma eppure Mario Inter non capisce di calcio. Ma fate voi. Ragazzi, vi mando un abbraccio grande. E a breve ci saranno novità sul mio canale. Ciao ragazzi, amala!